Non si ha ancora una data certa per le prossime votazioni che porteranno il Comune di Rio, oggi commissariato e non per la prima volta nella sua storia, ad eleggere il suo nuovo sindaco. Alla luce delle ultime travagliate vicende politiche, abbiamo chiesto un parere esterno sul futuro di Rio a Danilo Alessi, ex sindaco di Rio nell'Elba. Gestione commissariale è sempre comunque un danno per la comunità. Penso che almeno quella minoranza che ha determinato, minoranza in accordo con i consiglieri della maggioranza, ha determinato la caduta del sindaco Corsini, avrebbero forse meglio creato una situazione in consiglio comunale con una mozione di sfiducia, ottenendo due risultati, facendo cadere l'Orsini su un fatto politico e facendo chiarezza per l'opinione pubblica per sapere quali erano effettivamente le ragioni e le motivazioni che avevano determinato la loro posizione. Io credo che ci siano indubbiamente delle considerazioni da fare su come si è determinata questa situazione. Una di queste è un male, secondo me, che non è soltanto di Rio, purtroppo, ma è un male nazionale, quello del trasformismo. Cioè, nel corso di una legislatura, vedere il passaggio di consiglieri da una parte e dall'altra, e questo ha coinvolto tutte e due le parti, sia quella di maggioranza che di minoranza, è indubbiamente un fatto piuttosto così negativo. Se questa situazione dovesse influire poi sulle scelte che verranno fatte con la composizione delle liste, indubbiamente io credo che Rio non abbia un futuro radioso. La seconda considerazione indubbiamente è che dinanzi, come posso dire, a situazioni di questo genere, l'amministrazione uscente, il sindaco uscente avrebbe dovuto magari creare prima le condizioni che non si determinasse poi questa situazione. Alessi inoltre individua tra le cause della situazione riese anche la fusione tra i due comuni, Rio nell'Elba e Rio Marina, uniti ufficialmente dal 2018, non così ben gestita. Io credo che un'altra situazione che si è portata avanti nel tempo e che magari sfugge a delle valutazioni politiche è che l'unificazione che è stata fatta fra i due comuni è stata fatta in maniera piuttosto superficiale, affrettata, non approfondita come avrebbe dovuto essere una decisione così importante che è quella che mette due comuni nelle condizioni di unificarsi. E questo ha lasciato degli strascichi che io mi auguro e per io che effettivamente si arrivi a riflettere sulle ragioni di questa crisi e si facciano delle scelte che prima di tutto che segnino anche un rinnovamento nella presenza che si scelga in funzione della capacità e non di quello che porta voti e che poi magari porta voti ma poi non è in grado di gestire. Cioè che si faccia una riflessione politica che sia in funzione non tanto degli interessi personali o di gruppo o anche di partito, laddove i partiti hanno ancora un'influenza, non lo so, ma si faccia un ragionamento sia da una parte che dall'altra, perché è bene ci sia una competizione, perché questo è il sale della democrazia, si faccia una scelta più oculata per quanto riguarda chi deve andare poi a governare questo comune, sapendo che chi va lì deve sacrificare parte della propria vita privata, che non si fanno gli interessi propri ma gli interessi pubblici e che indubbiamente bisogna avere anche l'impegno quinquennale e non soltanto per qualche giorno.